Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono qui che stavo lavorando e mi è arrivata una mail veramente interessante da Soundrop. Dopo la mail per quanto riguardava appunto la distribuzione in Cina e in Russia, se non sapete di che cosa sto parlando, guardatevi il video, ve lo faccio sbucare da qualche parte. Quando dico ve lo faccio sbucare da qualche parte, mi rivolgo a quelli che guardano i video su YouTube. Perché su YouTube puoi mettere le schede che compaiono. Se guardi i miei video su Facebook, vai su YouTube e iscriviti al mio canale. Sosterrai tutta la mia attività di divulgazione scientifica, no? Di divulgazione musicale su tutte queste tematiche che riguardano appunto l'auto, produzione dell'auto, pubblicazione dell'auto, distribuzione dell'auto, promozione, l'automonetizzazione. E mentre se stai guardando sul canale e non sei iscritto, se stai guardando questo video da YouTube e non sei iscritto al canale, iscriviti al canale. Grazie, grazie a tutti quelli che sostengono il canale, guardando, condividendo e mettendo mi piace ai video. Se mettete tanti mi piace, poi il video ha più visualizzazioni. Comunque, sono qui che lavoravo con la mia tazza di caffè e arrivata questa mail ho detto devo fare assolutamente un video, è una notizia veramente interessante perché Soundrop, il distributore gratuito, ancora se non avete mai sentito parlare di Soundrop, è un distributore gratuito, ho fatto diversi video. Magari ve li faccio sbucare qui, qui sopra, vale la postilla di prima. E praticamente che cosa ha introdotto? Dopo la grande novità della distribuzione in Cina, arriva un'altra mail molto interessante dove lanciano Rev Splitter, si chiama così, una funzione che serve per splittare i pagamenti fra i vari artisti, quindi dà la possibilità di una gestione più semplice per i musicisti. Mettiamo il caso che voi siete una band, ok? Siete una band e depositate, scusate, distribuite un disco, ok? Prima, diciamo, nella stragrande maggior parte dei distributori, uno aveva l'account, i soldi arrivavano tutti in quell'account e poi chi aveva registrato quell'account riceveva i soldi sostanzialmente su PayPal e poi li divideva. Adesso si può fare che ognuno ha il suo account, come avviene con Soundriff in sostanza. Ognuno ha il suo account e praticamente quando arrivano le royalties del distributore, in base alla percentuale che avete messo quando depositate, quando sì, caricate il disco o il singolo, ad ognuno sul proprio account arriva la quota che gli spetta. Quindi, come funziona questo Rev Splitter di Soundrop? Hanno attivato questa funzione, quindi c'è scritto nella mail. La prossima volta che registri nuova musica vedrai una sezione chiamata Divisioni delle entrate in cui puoi aggiungere i beneficiari. Come si aggiungono? Basterà aggiungere il loro nome e il loro indirizzo email e la percentuale appunto del loro contributo. Nel senso che se abbiamo fatto tutto a metà, magari siamo un duo, quindi. Quando vai a caricare la nuova musica, nella sezione divisioni entrate, ti metterai a te il 50% e metterai anche il 50% al tuo socio. Quindi, quando caricate nuova musica e se utilizzate Soundrop, state attenti perché questa nuova funzione è molto interessante. Quindi, ci sarà questa sezione nuova che si chiama Divisione delle Entrate, dove metterete il nome e il cognome di tutti quelli che hanno partecipato al disco con le percentuali. Nome, cognome e l'indirizzo email. Soundrop dice: gestiremo il resto quando verranno riportate le entrate. Quindi, poi si occuperà di tutto Soundrop. Poi continua la mail dicendo: e sai qual è la cosa migliore? La registrazione a Soundrop è gratuita, quindi i tuoi collaboratori non devono pagare, solo essere pagati. Rev Split è online adesso, quindi inizia a collaborare, prendiamoci cura della matematica dei soldi. Per ulteriori informazioni, guarda questo video. Okay, so here we are in my top secret Soundrop account. Let's go ahead and set up a revenue split for my new single. So, to create a new release, you'll want to go into Assets and then Actions Create New Album. Now, I've already got this kind of set up, but basically, all you'll do is just fill out all of the information for the release and then the tracks, publishing, and then you'll get to the new section called Revenue Splits. And all you want to do is click through the track to add any extra information. So if you want to add somebody to receive revenue, just click Add Another Payee. Pony helped me out on this, so I'm gonna kick him some percentage. And so he gets 50%. I'll adjust mine to 50%, and this adds up to 100. So
That all looks good. I can see the request right here. And the status is grayed out, meaning that it hasn't been sent yet. In order to send it, all I have to do is save the release. Rev Splitter, nuova funzione su Soundrop che splitta i pagamenti fra tutti i membri della band e di chi ha partecipato alla realizzazione del brano. Fatemi sapere che cosa ne pensate se utilizzate Soundrop. Ci vediamo nei commenti, iscrivetevi al canale, distruggete il pulsante mi piace così questo video volerà. Fatelo in generale sempre. Se seguite il mio canale YouTube, sostenete il canale, mettete sempre like ai video e iscrivetevi se siete nuovi. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!